Ciao, vediamo insieme come ripetere una qualsiasi forma lungo un tracciato di qualunque tipo, quindi non necessariamente circolare. Per l'occasione ho realizzato questi quattro oggetti, sono tre forme e un simbolo. Andiamo a selezionare la prima forma a cui ho dato un colore, così come per gli altri oggetti. Con il tasto Alt da tastiera e il clic sinistro del mouse vado a fare una copia e lo vado a portare sulla tavola. Naturalmente avrei anche potuto fare semplicemente selezionare l'oggetto e poi dal menu modifica, copia e poi di nuovo modifica, incolla. Ora seleziono l'oggetto che ho portato sulla tavola e di nuovo vado a fare una copia, quindi la combinazione sempre Alt da tastiera e il tasto sinistro del mouse con la guida sensibile attivata che vedete in rosa, lo vado a posizionare perfettamente allineato sull'altro lato della tavola, quindi sul lato opposto. Dopodiché vado a selezionare entrambi gli oggetti, vado sul menu oggetto, fusione, opzione di fusione. In questo caso seleziono l'opzione passaggi specificati, quindi vado a creare una fusione tra le due forme. Posso per il momento anche lasciare a linea alla pagina e magari un numero di passaggi pari a 15. Ok. Chiaramente per vedere la fusione attiva torno sul menu oggetto, di nuovo fusione e crea. Ed ecco qua la fusione tra le due forme, o meglio tra le copie della stessa forma. Ora devo disegnare un tracciato, lo posso fare in tanti modi. Per esempio potrei selezionare appunto lo strumento pennello. Con doppio clic vado a regolare poi le opzioni del pennello, quindi la fedeltà, se deve essere più preciso o morbido, appunto la punta che agisce sulla tavola di lavoro. Dopodiché do l'ok. E vado a disegnare il mio tracciato. Rilascio e Illustrator automaticamente aggiusterà, diciamo così, tutte quelle che sono le sbavature lungo il percorso disegnate dal pennello, rendendolo più omogeneo e più uniforme, quindi anche più gradevole all'occhio. Bene, ora che cosa vado a fare con lo strumento selezione diretta? Vado a fare questa selezione, quindi seleziono la fusione creata tra le due forme e il tracciato appena disegnato. Torno sul menu oggetto, fusione, e clicco su sostituisci dorso. Ed ecco qua, che ho sostanzialmente ripetuto la forma della stella, in questo caso, quindi la forma personalizzata lungo il tracciato che non è più appunto semplicemente una linea, ma è composto da tutte queste forme che ne seguono perfettamente l'orientamento. Ora, se io volessi aumentare il numero delle forme lungo questo tracciato oppure allineare diversamente le stesse forme lungo il tracciato, devo tornare sul menu oggetto fusione, opzione di fusione. Bene, qui posso andare ad aumentare il numero di passaggi specificati. Mi raccomando, attivate l'anteprima in modo da vedere in diretta il cambiamento che state apportando. Quindi da 15 magari posso aumentare il numero di passaggi e come vedete come aumentano anche gli oggetti lungo il percorso. Oppure posso allineare le forme che vedete sul tracciato anziché alla pagina, come stabilito di default in fase di creazione, le posso allineare lungo il tracciato. In questo caso appunto le forme seguiranno l'andamento della linea, quindi l'andamento del tracciato, e si ruoteranno in base ad esso. Premo l'ok ed ecco il mio primo esempio, ma non ci basta chiaramente. Prendo la seconda forma, che è questo poligono, la porto qui, anche qui vado a fare una copia, con la guida sensibile la vado ad allineare perfettamente al centro rispetto alla prima forma e la sposto sul lato. Vado a selezionare entrambi, magari sempre partendo da sinistra. Vado sul menu oggetto fusione, opzione di fusione, lascio 15 come numero di passaggi, torno sul menu oggetto fusione, crea. Ecco, qui mi sembrano chiaramente troppo vicine tra di loro, questo dipende appunto dalla grandezza della forma originale. Se fossero più piccole o un numero di passaggi alto garantirebbe una certa distanza vuota tra una forma e l'altra. In questo caso la forma originale è piuttosto grande e la distanza tra la prima e la seconda forma è abbastanza ridotta rispetto alla dimensione della tavola, e quindi vedremo le forme oggetto della fusione, risultato della fusione, tutte attaccate tra di loro. Ma possiamo tranquillamente rimediare.
Mantengo la selezione attiva, torno sul menu oggetto, fusione, opzione di fusione, chiaramente qui magari attivando sempre la modalità anteprima vado a diminuire il numero di passaggi specificati. Qui per esempio posso già fissarlo come allinea al tracciato, in modo che nel momento in cui lo andrò ad associare ad un tracciato, queste forme seguiranno l'andamento del tracciato. Vado per esempio a disegnare con lo strumento rettangolo con angoli arrotondati un rettangolo con angoli arrotondati al di sotto. Chiaramente annullerò il colore di riempimento e attiverò soltanto il colore di traccia. Poi selezionerò entrambi gli oggetti. Vado sul menu oggetto, fusione, sostituisci dorso. Quindi andremo a sostituire sostanzialmente il tracciato, il bordo, con la fusione appena creata. Anche qui posso chiaramente andare a personalizzare questa fusione semplicemente tornando sul menu fusione, da oggetto fusione, opzione di fusione, e qui posso andare per esempio a diminuire il numero di passaggi o ad aumentarli. Prendiamo per esempio quest'altro oggetto a forma di cuore, lo duplichiamo, li vado a selezionare entrambi. Vado a fare una fusione, quindi menu oggetto, fusione, opzione di fusione, lascio come numero di passaggi 15 e di nuovo su oggetto fusione crea. Per adesso lasciamoli così, possiamo sempre modificare il numero di passaggi anche in un secondo momento quando andremo a sostituire la fusione con il dorso della figura. In questo caso però vado a selezionare lo strumento tavola da disegno in modo da ingrandire la tavola e avere più spazio e manovra di lavoro. Ecco, ora per esempio posso andare a creare un poligono, solo traccia chiaramente, lo vado a posizionare qui al lato, eccolo qua, lo vedete, aumentiamo leggermente lo spessore del bordo. E ora che cosa faccio? Vado a selezionare con lo strumento selezione diretta la fusione appena creata con il tracciato del nostro poligono. Vado sul menu oggetto, fusione, sostituisci dorso. Ed ecco qua. Vedete però che cosa succede? C'è un lato che è completamente scoperto. In questo caso utilizzerò lo strumento forbice, che trovo qui nel pannello strumenti, oppure selezionando la scorciatoia da tastiera C. Vado a cliccare su un punto di ancoraggio che rappresenta l'inizio del tratto non coperto dalle forme fuse ed ecco qua, il percorso non è più interrotto e l'oggetto risultato della nostra ultima fusione va a coprire tutto il tracciato della figura appena creata. Chiaramente posso andare con il tasto Shift da tastiera e il tasto sinistro del mouse a ingrandire o diminuire in modo proporzionale la nostra figura. Chiaramente in questo caso la fusione, quindi la grandezza della forma che è stata ripetuta, andrà a risentirne nelle dimensioni. Questi sono accorgimenti che noi possiamo adottare chiaramente per qualunque tipo di apporto grafico per i nostri lavori, soprattutto magari per quanto riguarda la realizzazione di decorazioni professionali o sfondi o pattern. Ciao, grazie e alla prossima!